verso prima e tutto bene. Alzo. Che si apre nell'ambito delle attività di valorizzazione del 2022 della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari. Una vera e propria festa che richiama della fotografia, che richiama gli esperti, gli amatori del settore come partecipanti e anche attori dell'evento e anche curiosi. E che cosa rappresenta Phototrails nell'ambito appunto del piano di valorizzazione della Soprintendenza? E costituisce sicuramente un momento di valorizzazione di dei beni fotografici che sono conservati all'interno della fototeca storica, che racconta l'attività e l'evoluzione del patrimonio storico-architettonico, archeologico, paesaggistico della Puglia e non solo. E inoltre è proprio il simbolo dell'attività di tutela della Soprintendenza. La stessa fototeca è un bene culturale ope legis, sottoposto quindi alla disposizione di tutela ope legis ai sensi della parte seconda del codice. E custodisce circa 800.000 immagini prodotte a partire dalla fine del 1800. Il nostro Ministero della Cultura ha un'attenzione particolare per la documentazione fotografica, tant'è che è in atto l'avvio dell'attività di digitalizzazione dell'intero patrimonio fotografico nazionale ed è già appunto è stata avviata e coinvolgerà anche la nostra fototeca. Oggi sono esposte quindi al pubblico fotografie di pregio, fotografie rare. Attraverso il contributo e il sostegno organizzativo della Unione Nazionale Prologo con il presidente Rocco Lauciello e il Fondo Internazionale per la Fotografia con il presidente Ruggero Di Benedetto. Nella chiesa nella quale ci troviamo, nella chiesa del complesso di San Francesco, è allestita la mostra Fotografia d'epoca e collezionismo. È un allestimento temporaneo dove si espongono le fotografie d'epoca provenienti dalla fototeca, quindi una selezione della collezione di card visite e card cabinet dei fotografi pugliesi di Giovanni Panzini e l'album genealogico. Inoltre racconto di un'identità familiare di Alberta Zallone, gli anaglifi retroilluminati di Raffaele Alecci, anaglifi. E mostra Bari Vecchia 64-65 sarà invece allestita nel chiostro del complesso monumentale di Santa Chiara, nella nostra sede, dove si espone appunto un reportage inedito che è conservato nella fototeca della Soprintendenza e realizzato fra gli anni 64-66. L'oggetto è il centro storico della città di Bari, il quartiere San Nicola, detto appunto Bari Vecchia, conosciuto più con il nome di Bari Vecchia, che è ripreso attraverso una semantica di immagini in maniera analitica e con un linguaggio che sorprende per le sfumature appunto e per l'espressività. E io ringrazio tutti coloro che si sono appunto prodigati per l'allestimento e per la riuscita di questo evento, e al quale diamo inizio con il primo seminario in programma, che è appunto il seminario Fotografia storica e archivi digitali dallo studio alla valorizzazione. E chiamo appunto la dottoressa Cicala, che ringrazio insieme anche alla dottoressa Paparella e a tutti i presenti della Soprintendenza, augurando naturalmente una buona prosecuzione e un buon lavoro. Grazie.